Viaggiando. Viaggiando, viaggiando. Stiamo viaggiando, amiche e amici, bentornati con noi, bentrovati con Gianfranco Galanti. L'appuntamento con l'informazione turistica, il nostro programma dedicato a quelle che sono gli appuntamenti di questa estate. Ieri abbiamo parlato e abbiamo raccontato quello che è il Festival Musica Strada. Siamo con Davide Mancini, direttore artistico di questo bel festival che riempie un po' tutta l'estate e le piazze di una Toscana tutta da scoprire, tutto e da vedere. Ci muoviamo nella bassa Val Cecina e ieri ci eravamo lasciati parlando un po' di quello che sarà l'appuntamento un po' multimediale, quindi Musica Strada con tantissimi artisti che così fanno parte della scena musicale, della musica d'autore, della musica indipendente. Ma a corredare questo appuntamento c'è anche una rassegna fotografica, Fotografando la musica. Questo è l'appuntamento e quindi siamo ancora con Davide Mancini, che così un po' ci racconta questo evento nell'evento, se vogliamo. Sì, dunque, allora il festival è un contenitore multimediale, perché sì, si parla sicuramente di musica, è la cosa fondamentale, però poi si parla, come abbiamo detto, di territorio, perché poi alla fine, seguendo i concerti, si scopre un territorio ricco di tradizioni e, fra virgolette, ancora poco sfruttato, perlomeno, passami il termine, meno imbellettato di tante altre province che sono lì che aspettano a braccia aperte i turisti, mentre certo, qua sì, aspettano a braccia aperte lo stesso i turisti, ma diciamo li aspettano con le proprie tradizioni ben salde, cioè non è che hanno snaturato niente, quindi si vive l'atmosfera come era 60 anni fa e si scopre un territorio vero, sincero. Ma si parla anche tanto di fotografia, perché nel 2004 è nato un concorso fotografico, non so se posso dire il nome dello sponsor, ma penso di sì. Vabbè, dai. È sponsorizzato da Il Fotomatore, che è una catena di negozi che è di articoli fotografici, chiaramente, che è un po' in tutta Toscana, ma adesso anche a Bologna, Milano e in Svizzera. È nato questo concorso che si chiama Fotografando la Musica, che è un concorso che è abbastanza unico, direi. C'è qualche cos'altro sporadicamente in Italia dedicato alla musica, ma questo, diciamo, è quello che ha resistito più negli anni, che è appunto un concorso dedicato alla musica, ma non esclusivamente alla fotografia di scena, cioè nel senso alla fotografia dei concerti, ma come si legge nel tema del concorso, è un concorso dedicato a tutte quelle immagini che hanno un suono o esprimono un ritmo, per cui diciamo il campo d'azione è molto ampio. E chiaramente si può partecipare con fotografie dedicate alla musica, con questo tema qua, scattate in qualsiasi situazione, in qualsiasi parte del mondo, non necessariamente al festival. Però cos'è successo? Che molti fotografi, approfittando di questa occasione, poi seguono il festival per immortalare i momenti più belli di questa rassegna. Certo. Il concorso, ripeto, è dedicato a tutti i fotografi, professionisti e non, e a scadenza 30 settembre, quindi c'è tempo fino al 30 settembre per spedire le foto, e come dicevi prima il bando, la scheda di partecipazione sono tutte sotto il nostro sito alla sezione Fotografando la Musica. Come forse mi dicevi prima che avevi visto alcune foto. Sì, io ne avevo vista una che era insomma molto bella, era meritevole, credo che fosse premiata come secondo o un terzo posto per la sezione giovani, l'ossimoro. Invito tutti ad andarla a cercare, perché veramente sì, insomma è molto Michele sì. E beh sì, tra l'altro, ecco, vedendo poi quelle che sono le fotografie premiate, il pubblico si accorgerà che non sono, come dicevo prima, le classiche foto di scena, le foto dei, cioè anche quelle chiaramente, però la giuria diciamo premia soprattutto l'originalità delle foto, ed infatti proprio la foto della quale mi parlavi te è una foto molto particolare, c'è un direttore d'orchestra in una chiesa che casualmente tira su entrambe le mani e fa il gesto delle corna. No, involontariamente, cioè, era certo, nella sì, trance diciamo della conduzione. Assolutamente involontariamente, ma il fotografo ha preso questo momento, a parte una foto tecnicamente perfetta, con un taglio, insomma,
notevole, ma poi il gesto e la cosa che ha immortalato il fotografo è assolutamente particolare. Però io vorrei, a parte il discorso del concorso, che ripeto, c'è tempo fino al 30 settembre per partecipare, quindi c'è tutto il tempo che volete, spedendo le foto o portando le foto a uno dei negozi del fotoamatore. Poi il discorso sulla fotografia si è sviluppato anche in un altro settore, perché credo tu l'abbia visto, c'è un altro settore che è proprio il report. Sì, a parte la parte video, ma proprio il reportage del festival. Sì. Quindi chi vuol capire un po' la dimensione del festival, ha una dal 2006 in poi abbiamo iniziato a coinvolgere alcuni fotografi che anche negli anni precedenti avevano partecipato al concorso fotografico, fotografando la musica. Noi li coinvolgiamo in numero di circa 7-8 al giorno per venire a realizzare quello che è il reportage del festival, quindi non le foto dei non necessariamente le foto dei concerti, ma proprio il reportage, per cui una visione ampia del festival, dal pomeriggio, dai luoghi, dai personaggi, fino chiaramente anche ai concerti, ma non soltanto quelli lì. E ciò ci ha portato ad avere un contatto incredibile con fotografi. Pensa che alle volte contiamo la sera in alcuni luoghi qualcosa come 30-40 fotografi che vengono a fotografare il festival, certo, perché sì. Il nostro è un festival, diciamo, come si può dire, friendly photography, è open, mettiamola come open. È aperto ai fotografi, diciamo, diamo il benvenuto a fotografi, purché chiaramente si comportino certo. con correttezza e non stiano sempre davanti al palco in piedi a fotografare a dire sì. Sempre attenzione al flash. Senti, siamo un po' lunghi, allora a questo punto io per il calendario, così magari chi volesse se lo può scorrere con completezza, gli appuntamenti sono fino al 19 agosto, se non ho letto male. E il festival si chiuderà a Santa Luce, che già dal nome sembra molto dell'esattezza a Pomaia, località Pomaia, che è famosa un po' dappertutto perché è la sede, tra le altre cose da vedere assolutamente da farci una visita, dell'istituto L'Amazon Kappa, che è il monastero, chiamiamolo monastero, di monaci tibetani, l'unico monastero di monaci tibetani esistente in Italia. Chiudiamo con questa notizia che io personalmente non sapevo e per la quale ti ringrazio. Ricordo musicastrada.it, il sito ricchissimo di informazioni, di immagini, come abbiamo detto, e ringrazio Davide Mancini, direttore artistico insieme ad Andrea Lupi di Musica Strada. Grazie per essere stato qui con noi Viaggiando. Grazie a voi, buongiorno. Viaggiando in radio.it è il portale dove trovi tutto il meglio di Viaggiando. Mete, alberghi, viaggi, recensioni, notizie, tutte le puntate da ascoltare o rileggere. Viaggiando in radio.it. Viaggi e viaggiatori in un click. Viaggiando in radio.it. Viaggiando in radio.it. Viaggiando in radio.it.